Si può fare il bagno a Sharm el Sheikh d'inverno? Oggi è il 14 dicembre. Che tempo fa a Sharm el Sheikh? Già ho fatto un video al riguardo, ma evidentemente non è stato abbastanza chiaro e quindi faccio quest'altro. Si può fare il bagno a Sharm? Intanto dall'ambiente capite che non è che stiamo tremando dal freddo. Potete venire a Sharm assolutamente e stare in maglietta, stare a corpo nudo. Vedete là c'è la spiaggia, quella è Masha, lì ci stanno gli altri bagnanti dell'albergo. Chi in genere viene qui, questo è il terrazzino, un locale dove il 90% delle persone che ci viene abita qui, magari è più abituato. Io per adesso sto entrando l'acqua. Arriviamo al punto: com'è l'acqua? È freddina? È più fredda che ad agosto? Certamente, ma un attimo iniziale di freschetto. Ragazzi, il Mar Rosso è il secondo mare più caldo al mondo, perché noi abbiamo due golfi, il Sinai, dove sta Sharm el Sheikh, è una sorta di triangolo rovesciato. Ci sono due golfi, uno che ci separa dall'Egitto, uno che ci separa dall'Arabia Saudita, dalla Giordania. Il golfo, attenzione che qua ci stanno delle rocce per terra, il golfo di Aqaba è profondo 1200 metri e sotto ha un'apertura nel terreno, una faglia con la lava che riscalda l'acqua. Per questo il Mar Rosso è il secondo mare più caldo al mondo, cioè se non fai il bagno qua non lo fai da nessuna parte. Io vi dico, sto guardando adesso là una ragazzetta, ve la faccio vedere. All'inizio sì, vedete, stanno un attimo così tesi, poi piano piano entri, si sta benissimo. Una volta che ti ambienti nell'acqua, mi sono solo spostato da qua perché ci stanno del tipo delle rocce, delle alghe per terra non carine. Comunque, insomma, il concetto l'avete capito, si fa il bagno tranquillamente, fa freddino. Se uno proprio ha poi un freddo particolare, si può comprare una piccola muta, se no ti affitti una muta qua nei negozi prima che inizi qualsiasi escursione, ma anche da Decathlon non costa 2 lire. Comunque tranquillamente, ragazzi, una temperatura fantastica. Guardate d'estate qui, cioè d'inverno, scusate, come stiamo messi. E questo è certamente uno degli aspetti migliori di Sharm el Sheikh. Scusate, il clima fantastico, un clima davvero incredibile, a 3-4 ore dall'Italia, ed è per quello che tante persone decidono di comprarsi, di acquistare casa qua, di venire in vacanza e via dicendo. Comunque sia, la seconda domanda è poi spesso: mi dici che temperatura fa? O qual, mi puoi fare una previsione? Ragazzi, meglio di me o meglio di qualsiasi persona, una previsione la fa Google, come si chiama? Il weather, le applicazioni. Ci sono ormai 3 milioni di siti che vi dicono che tempo, che temperatura farà. Dovete considerare anche il vento, che è una cosa spesso viene presa sotto gamba. Quella magari è più una cosa da prendere in considerazione, soprattutto quando anche prenotate l'albergo, capire che condizioni di vento ci saranno. Ma a livello di temperature, cercate su internet, cercate nei siti, applicazioni, trovate tutto. Se guardate il mio video precedente sulle temperature a Sharm, ho messo sotto il mio sito preferito, quello che occupo più spesso. Fa freddo? No, va bene. Sta bene? Sì. Ragazzi, poi cosa potete ancora fare in più? Venitevi a iscrivere su Facebook, buongiornoegitto.com, Instagram, buongiornoegitto.com, là vedrete sempre i miei live. Potete comunicare anche con altre persone. C'è anche il gruppo di Buongiorno Egitto, se siete i nostri clienti, con cui potete appunto parlare con altre persone, vedere cosa dicono, quali sono le temperature e via dicendo. Comunque, il concetto è chiaro. Bella. Saluta, ciao. Guardate, raga, 24 dicembre.